Buongiorno, buona dopo Pasquetta e oggi vi parlo di una prima pagina che è uscita da poco sul Fatto Quotidiano Online. Adesso ve la faccio vedere subito, aspetto qualche secondo per dar modo a chi ha piacere di collegarsi. Recupero la home page, eccola qui, del Fatto Quotidiano. Parliamo di petrolio e parliamo di disastro ambientale qui in Italia, in particolare in Basilicata. Allora, iniziamo subito facendovi vedere la prima pagina del Fatto Quotidiano. Allora, vediamo se il cellulare ci aiuta. Forza. Eccolo qua. Allora, come vedete, la grafica riconoscibile del Fatto Quotidiano. Eccolo qua, Viggiano, che è una località in Basilicata, arrestato ex responsabile Centrooli Eni e altri 13 indagati per disastro ambientale. Il dirigente era a capo dell'impianto nel 2017 quando dai serbatoi fuoriuscirono 400 tonnellate di greggio. Secondo i magistrati, 26.000 metri quadrati di reticolo idrografico furono inquinati. Allora, questa è una cosa di cui parlammo a fondo 2 anni fa, vi faccio vedere anche un attimino l'interno dell'articolo, adesso ve lo descrivo e poi vi faccio vedere come 2 anni fa, proprio in audizione, io feci esattamente queste domande all'amministratore delegato che è rimasto lo stesso. Però prima una cosa la voglio premettere, io sono sempre stato tra quelli, e continuerò a ripeterlo, che ha sempre ripetuto e continuerò a ripeterlo, che arrestato non significa automaticamente colpevole. Lo dice la Costituzione, lo dicono le leggi italiane. Significa naturalmente che ci sono degli indizi tali per i quali il giudice delle indagini preliminari ha stabilito che è possibile che la persona arrestata abbia una pertinenza con i fatti, però alla fine è il giudice che dichiara l'innocenza o la colpevolezza, per cui non dobbiamo essere né noi politici, né i cittadini, né le televisioni, né i giornali. Arrestato significa semplicemente che c'è un'indagine in corso per la quale il giudice ha ritenuto opportuno approfondire i fatti e le azioni di determinate persone, ma non è assolutamente un automatismo di colpevolezza. Io questo lo dissi, lo ripeto da 6 anni come parlamentare. E lo ripeto da 30 come cittadino, arrestato non significa assolutamente colpevole, questo lo appureranno i giudici. Premesso questo, i fatti sono che nel 2017 c'è una fuoriuscita di petrolio e questa fuoriuscita contamina un'area che è vicinissima a un importantissimo bacino d'acque che fornisce acqua praticamente a gran parte della Puglia, quindi una grandissima regione. E queste 400 tonnellate di greggio erano riuscite a uscire dalla cisterna interna che le conteneva, sono finite nella rete delle fogne e quindi poi nella rete proprio idrografica circostante. Questo, ripeto, a 2 km dalla diga del Pertusillo, che per maggior parte di noi non significa niente, ma la diga del Pertusillo è quella che fornisce acqua alla Puglia e che irriga 35.000 ettari di terreno. Questa perdita era dovuta al fatto che il serbatoio non aveva la doppia, non era un serbatoio doppio, era un serbatoio, diciamo così, con una parete sola. E la cosa grave è che queste perdite non erano mai state comunicate agli organismi competenti e quindi il sottofondo doppio è stato messo successivamente alla perdita. Ora, quello che i magistrati accusano, questi 13 funzionari dell'ENI, è di una sostanziale inerzia, cioè non si sono mossi, non hanno fatto quello che avrebbero dovuto a livello di vigilanza per impedire appunto la fuoriuscita di queste 400 tonnellate. Ora, 400 tonnellate possono sembrare poco, ma quando finiscono intanto non è poco, e quando finiscono poi soprattutto in una zona,
che contiene un bacino idrico che poi mi irriga 35.000 ettari di terreno, voi capite che il danno può essere decisamente molto molto grave. Ora, quello che io ci tengo a farvi vedere prima di tirare una qualche conclusione, o meglio, fare qualche riflessione, perché le conclusioni qua lascio a tutti voi tirarle, è che questa cosa io la seguì approfonditamente e feci proprio la domanda all'amministratore delegato. Stiamo parlando del 2017. Allora, vi faccio vedere intanto come ci eravamo recati fisicamente nel posto, e poi la domanda stessa. Allora, permettete che faccio partire il video, perché la risposta mi fu data prima del sequestro. Quindi io feci la domanda, Descalzi mi diede la risposta, e un mese dopo fu sequestrata l'area. A posto? Che si dice? Allora, fermo un attimo. A febbraio, appunto, sì, ci sono i primi segni di sversamento. Presento io personalmente un'interrogazione chiedendo la verifica della situazione. L'8 marzo, è anche facile ricordare, festa della donna, abbiamo in audizione l'amministratore delegato e io chiedo notizie, e mi viene detto che è tutto in regola, mi viene risposto ufficialmente che è tutto in regola. Se consideriamo anche la situazione appunto in Val d'Agri, in Basilicata, che potrebbe subire un nuovo fermo in seguito alle vicende che si stanno manifestando, in cui è stata certificata da voi stessi la contaminazione del suolo intorno al centro Oli. Il discorso della Val d'Agri, no, non penso che la Val d'Agri sia chiusa a produzione, questa è un'ipotesi sfortunatissima che sta facendo lei, non lo stiamo facendo. Ecco, in buona sostanza, appunto, cosa succede? Che io chiedo all'amministratore se la situazione è regolare, lui mi risponde: ma secondo me è tutto a posto, non penso che verrà chiusa. 2 settimane dopo, viene decisa la sospensione di tutte le attività. Quindi, diciamo che come cittadino è preoccupante il fatto che l'amministratore delegato di una grande azienda mi risponda: secondo me è tutto a posto, e 2 settimane dopo c'è la decisione della magistratura, anzi della regione Basilicata, che decide di sospendere tutte le attività di questo centro Oli. E naturalmente è ancora più grave che adesso 13 tecnici amministratori dell'ENI siano indagati. Ora, per carità, siano anzi arrestati. Ora, per carità, l'ENI naturalmente è un'azienda enorme ed è chiaramente impossibile per l'amministratore delegato essere a conoscenza di ogni singolo comportamento, però tramite le catene di trasmissione, quindi con i vari livelli dirigenziali, l'amministratore dovrebbe sapere che in quello stabilimento è occorso un incidente grave, e quindi la sicurezza non è stata assolutamente garantita, non è stata adempiuto quanto si doveva fare. Ora, io ho voluto farvi vedere questa prima pagina del Fatto Quotidiano, basta aprire il Fatto Quotidiano online, e appunto questa è la primissima notizia che appare in questi minuti, per ribadire ancora una volta quello che ripeto da anni, cioè che l'Italia non è un territorio in cui si possano fare attività estrattive. L'Italia è un territorio densamente popolato, con una orografia particolare, con una ricchezza ambientale enorme, con una ricchezza turistica enorme. Non è un deserto, non sono praterie immense, desolate, semidesertiche, non sono i deserti dell'Arabia Saudita. Quindi i danni che sono provocati da questa filiera sono enormi, e sono danni che non vengono pagati dagli estrattori. Non sono parole mie, ma il Fondo Monetario Internazionale da anni ripete che le industrie fossili devono essere tassate molto di più, perché producono dei danni che non pagano.
Non sono parole mie, ma sempre il Fondo Monetario Internazionale dice che da anni le industrie del fossile ricevono ingenti sussidi diretti e indiretti. Quelli diretti sono proprio sussidi per l'estrazione, sussidi per l'esplorazione, eccetera. Quelli indiretti sono appunto il fatto che non pagano i danni che vengono provocati. Quindi dobbiamo assolutamente passare alle fonti rinnovabili. Anche perché, ripetiamo, noi roviniamo il territorio con episodi come questi, e questo è uno degli ultimi, ma ce ne sono tanti che sono occorsi negli anni passati in Italia. Non parliamo poi della subsidenza che sta avvenendo proprio in pianura padana, nel delta del Po, per l'estrazione di gas, e sono danni enormi. E sono danni che però non ci mettono al sicuro come indipendenza energetica, perché noi l'80% di ciò che consumiamo come energia lo importiamo. Siamo energeticamente assolutamente dipendenti dall'estero, questo diciamo, lo sappiamo tutti, ma è meglio ricordarlo, ed essere dipendenti energeticamente significa anche essere dipendenti politicamente. Questo lo diceva un grandissimo Enrico Mattei. Lo diceva, non è possibile per una nazione essere politicamente indipendente se non è energeticamente indipendente. Penso sia un ragionamento estremamente difficile da confutare. Quindi dobbiamo passare alle fonti rinnovabili. Quindi il primo messaggio è per i funzionari pubblici. Funzionari pubblici che hanno un ruolo importante quando devono vagliare le domande, le richieste per la costruzione degli impianti. Allora, naturalmente le richieste devono essere regolari, gli impianti non devono danneggiare il territorio, questo è sicuro, però i funzionari pubblici non devono fare ostracismo, non devono arrogarsi dei poteri che non hanno, non devono andare oltre la loro discrezionalità, non devono ritardare oltre il lecito, non devono porre ostacoli in più rispetto a quelli che giustamente ci sono per chi vuole costruire fonti rinnovabili, perché giustamente vanno rispettati i criteri di sicurezza, i criteri di tutela ambientale. Però oltre a quelli, i funzionari pubblici non aggiungano ulteriori ostacoli, perché vanno contro gli interessi di noi tutti, perché abbiamo bisogno di svincolarci dalle fonti fossili, dobbiamo passare alle fonti rinnovabili e dovremo installarne tantissime, eolico, fotovoltaico e altre tipologie. E un messaggio per tutti i cittadini invece. È vero che a nessuno piace vedere i classici pannelli fotovoltaici su un terreno, assolutamente. È vero che a tanti può esteticamente apparire poco gradevole, però ricordiamoci che negli ultimi 30 anni la superficie agricola utilizzata, la famosa SAU, superficie agricola utilizzata, è calata in Italia di 5 milioni di ettari. 5 milioni di ettari di superficie agricola negli ultimi 30 anni non sono più utilizzati e sono lasciati così proprio allo sbando. Ci cresce sottobosco, ci cresce boscaglia, non è assolutamente gestita, appunto è terreno che prima era coltivato e adesso è lasciato a se stesso. E ribadisco, sono 5 milioni di ettari. Ora noi abbiamo bisogno, per raggiungere gli obiettivi energetici di energia rinnovabile, abbiamo bisogno di 30.000 ettari di fotovoltaico. 30.000 ettari certamente non sono pochi, però ribadisco, noi abbiamo perso 5 milioni di ettari di terreno agricolo, per cui se qualcuno vuole preoccuparsi del destino del suolo agricolo italiano, si preoccupi appunto di questi 5 milioni che abbiamo perso negli ultimi 30 anni e non di questi 30.000 ettari. Ribadisco, 30.000 ettari, 5 milioni, una differenza assolutamente macroscopica. Un'altra cosa per tutti i cittadini e poi chiudo. Ricordatevi che già oggi potete acquistare elettricità 100% rinnovabile, potete acquistare elettricità da chi produce elettricità solo rinnovabile, potete diventare soci di queste cooperative che producono solo energia rinnovabile e quindi potete dare un segnale politico e pratico enorme, rispetto a questi obiettivi che dobbiamo raggiungere. E ricordatevi sempre che avete la possibilità di detrarre il 65% di quello che è il costo dell'efficientamento energetico della casa. Quindi il fatto di mettere una caldaia a condensazione, meglio ancora una pompa di calore elettrica. Una pompa di calore elettrica, meglio ancora
se alimentata col fotovoltaico. Sul fotovoltaico avete il 50% di detrazione fiscale. Sui pannelli, scusate, sui cappotto termico, sui serramenti avete il 65%, sulle caldaie nuove, sulle pompe di calore avete il 65%. E quindi la migliore energia è quella che si risparmia, le bollette energetiche possono diminuire moltissimo efficientando l'abitazione, ribadisco, anche per quest'anno c'è il 65% di sconto di detrazione fiscale, quindi potete detrarre dalle tasse il 65% e in molti casi questo sconto fiscale può essere passato al fornitore, quindi lui vi fa direttamente lo sconto del 65%, lui si incamera la detrazione fiscale e siamo tutti decisamente contenti. Detto questo, il resto che consumate o potete mettere un pannello fotovoltaico sul tetto col 50% di sconto, scusate, di detrazione fiscale, o potete acquistare elettricità 100% rinnovabile. Scusate, leggo alcune domande perché avevo visto qualcosa di interessante. Sì, Michele, abbiamo la possibilità di installare anche 70 gigawatt, sulle coperture, però l'ho detto tante volte, ma grazie, così lo ripeto. Il costo di fare impianti fotovoltaici sui tetti, il costo è il doppio. Il doppio rispetto che farlo su terreni. Quindi certamente anch'io preferisco ricoprire i tetti di fotovoltaico, assolutamente sì, però costa il doppio, costa il doppio. E poi ribadisco per l'ennesima volta, i pannelli sui terreni non è obbligatorio metterli a 5 cm dal terreno, cioè appoggiati proprio sul terreno. Si possono mettere a 2 metri con dei pali di alluminio, con dei pali che li sollevano di 2 metri. In questa maniera sotto ci si può ancora pascolare, si può ancora coltivare tutta una serie di frutta, verdura e ortaggi, soprattutto perché la copertura consente di diminuire la traspirazione, cioè l'evaporazione del vapore acqueo, e quindi il terreno sotto ha meno bisogno di irrigazione, quindi c'è questo ulteriore vantaggio. I capannoni. Possibilità di investire in mega caponi in costruzione di riva per fermare le polveri con pannelli fotovoltaici. Le coperture dei parchi di carbone dell'Ilva sono in fase di costruzione. Sì, certamente si potrebbero mettere anche lì dei pannelli fotovoltaici, però per quello che mi consta le coperture saranno ad arco. Saranno ad arco e quindi chiaramente mettere dei pannelli avrebbe efficienza fino a un certo punto. Ribadisco, mettiamo assolutamente i pannelli dappertutto dove è possibile sui tetti, e sapete, tante volte vi ho parlato che sto togliendo il divieto, per esempio per i condomini, di dare energia agli appartamenti, perché in questo momento se si mette il fotovoltaico sul tetto del condominio non si può dare energia a ogni singolo appartamento, quindi questo divieto lo sto togliendo. Però ribadisco che il problema è il costo. Fare per ovvi motivi un piccolo impianto su un tetto costa il doppio che fare un impianto di una certa dimensione su un terreno. E ribadisco, terreni, ne abbiamo persi 5 milioni di ettari nei 30 anni passati. Quindi è lì che bisogna agire. Dobbiamo tornare a recuperare quei terreni. Tra l'altro, mettendoci su un fotovoltaico, quei terreni si recuperano, perché vengono gestiti, perché il dramma adesso è che questi 5 milioni di ettari non sono gestiti, sono lasciati a se stesso e quindi l'equilibrio idrogeologico peggiora, con poi le conseguenze delle bombe d'acqua che purtroppo ogni tanto accadono. Bene, sono andato anche troppo oltre, vi ringrazio, vi ho dato le indicazioni sia per i funzionari pubblici sia per i cittadini di quello che potete fare. Quello che stiamo facendo noi, vi sto tenendo aggiornato da mesi in commissione e vedrete che nei prossimi mesi vi terrò ancora più aggiornato. Grazie e buona giornata a tutti.